Ciao parfumaniache, ciao parfumaniaci, come state? Rieccoci con altri profumi. Di quale tipo? Lo vediamo tra pochissimo. Io sono Raffaella e questo è Parfumaniac. I profumi che voglio vedere con voi oggi sono dei profumi mix, nel senso che sono dei profumi alcuni nuovi, o più nuovi per me, alcuni invece già utilizzati, già datati, che però amo. Sono tutti profumi perfetti per la primavera e anche per la primavera inoltrata, quindi tendente all'estate. Vediamo subito, entriamo, partiamo subito a bomba con una fragranza che veramente amo, così ha preso posto nel mio cuore subitissimo e non me ne separerò mai più. Sto parlando di Mademoiselle Twist di Maubusin, che è questa trottola stupenda che ho consigliato anche a Cinzia. Ciao Cinzia, ti ringrazio tra l'altro per il blush che ho messo lievemente come illuminante. Non so se si vede, ma non importa, è molto bello. Fai parte in qualche modo di, appunto, parte integrante, diciamo, di questo video. Per quanto riguarda appunto questo profumo, mi sono sentita di consigliarglielo e ve lo consiglio perché pazzesco, è buonissimo questo profumo, veramente, mamma mia. Che buono, che buono, che buono, che buono. Allora, questo è un profumo creato credo 2 anni fa, 2 o 3 anni fa, 2 anni fa, 2019, e fa parte della categoria dei floreali fruttati gourmand. Da prendere con le pinze questa terminologia, nel senso che non vi aspettate il gourmandone sparatissimo, molto giovane, molto teen, no, assolutamente no. Questo è un profumo equilibratissimo, un gourmand già adulto, già evoluto, un gourmand che secondo me è oltre le scuole superiori. Sacchi 3. Elegantissimo, con una base lievemente muschiata. Il naso di questo capolavoro è Marie-Pierre Protin e in questo bellissimo profumo stupendo per la primavera, perché è veramente un profumo conturbante, in testa abbiamo il mandarino, il pepe e il ribes nero. Nel cuore abbiamo la pralina, il gelsomino e sul fondo la vaniglia e il muschio. Allora, per quanto mi riguarda, io quello che percepisco meglio di questo profumo, che dura tra l'altro sulla pelle 4 ore tutte, e sui vestiti anche di più, è questa bellissima amalgama tra il mandarino, il pepe e il ribes nero che si fondono. Cioè, è un mandarino speziato, mandarino aromatico con una parte più dolce che probabilmente è data da questa pralina, ma questo mandarino comunque non perde mai la sua parte appunto agrumata, rimane sempre molto vivace. E poi appunto c'è la vaniglia con il muschio che così riveste questa creazione e la rende un po' più soft. È una creazione bellissima. Bellissima come appunto, come ideazione, come nascita del pensiero di questa creazione. È buona, buona, buona. E poi come non si può innamorarsi di questa trottola. Stupenda. Questa è Mademoiselle Twist di Maubusin. Passiamo invece ad un'altra creazione un po' più nuova, perché è una creazione del 2020. Qui sto parlando di una versione stupenda della Nuit du Trésor, in questo caso il Nude, che è un'evoluzione al cocco della Nuit du Trésor. E qui Isa, cara Isa, visto che tu volevi che parlassi di cocco, qua di cocco si parla,
e si parla, secondo me, nel migliore dei modi. È un cocco non scontato, non banale, perfetto per la primavera e per l'estate. Perché dico che non è scontato? Vabbè, io ce l'ho nella sua versione 30 ml, guardate che bellina, con questo flaccone che è un degradé di colori sul rosa tenue come il fiocco, e parte appunto da un rosa nudo per arrivare invece alla goccetta in vetro trasparente con il suo jus arancione. Che dire di questa bellissima creazione? Perché vi dico che questo è un cocco non scontato? Perché qua il cocco c'è, ma è un cocco talmente ben dosato, talmente ben amalgamato con gli altri elementi, che non vi darà noia. Anche chi probabilmente non ama eccessivamente il cocco potrà, diciamo, perlomeno provare questa creazione. È una creazione, innanzitutto ve lo dico subito, floreale la definiscono, ma mi sento un po' di dissentire, nel senso che io la farei più un floreale fruttato. Non so chi sia il naso dietro questa bellissima fragranza. È una fragranza estremamente cremosa, dolce, morbida, che ha nel suo animo ben più note di quelle descritte da Fragrantica. Vi dico quali sono le note. Allora, in testa abbiamo la pesca, il bergamotto e il cocco. Nel cuore troviamo la rosa di Damasco, delle note solari, le note acquatiche, la gardenia. Sul fondo la vaniglia, il benzoino e l'ambroxanna. Vi dico appunto, qui la presenza del cocco, come vi dicevo, è perfettamente stemperata da altre note fruttate, da altre note calde, calde ma morbide. Certo, il lato dolce qui c'è e non passa sicuramente inosservato. È un dolce elegante anche qui. Un dolce che sì, vi fa venire l'acquolina in bocca, ma si mantiene sempre. È vitale, è leggero questo profumo, comunque nella sua dolcezza, sempre in perfetto equilibrio. A te viene da sorridere, a me viene da piangere a guardare questo dolce. Mai, mai, secondo me, pesante. Bellissima creazione, decisamente cremosa. Non pensate di trovarvi di fronte alla lozione al cocco, assolutamente no, niente di più lontano. Qui abbiamo appunto un cocco che, se vogliamo, è un elemento distintivo ma non principe di questa fragranza. Lo si sente, c'è, ma con tutto quello che è appunto il contorno delle note olfattive. Fragranza stupenda. Questa è La Nuit Trésor Nude di Lancôme. Passiamo a un'altra creazione che a me piace tanto tanto tanto, ed è di Gap Body, quindi un brand americano. Questa linea purtroppo ha dei problemi di produzione. Ha avuto dei problemi di produzione sicuramente, perché il Cap, questa è la seconda bottiglia che io prendo, ha dei problemi, uno di perdita, due di erogatore. Ve la presento subito, in questo caso sto parlando di Velvet Bloom numero 695, proprio perché le loro fragranze sono tutte contraddistinte da un numero, quindi in questo caso abbiamo una loro creazione super vellutata ma fresca. Riapriamo, ok, la creazione, qua non abbiamo niente, no, spruzziamola, che ho scoperto diversi anni fa durante un viaggio e me ne sono innamorata. Purtroppo, come vi dicevo, questa fragranza ha dei problemi di erogazione, così la prima così come la seconda. Ok.
forse ci sono riuscita, ma me ne faccio una ragione proprio perché amo questa fragranza. È il connubio ideale tra vellutato, floreale e fruttato. Una fragranza incantevole, tenera, pulita. Però non pulita che sta di bucato, pulita proprio tersa, cristallina. Una fragranza bellissima che dura sulla pelle 3 ore, 4 forse, poi si, diciamo che non la sente più chi magari sta intorno a voi, ma la sentite più voi perché rimane comunque sulla pelle, e ha questa fantastica nota citrica che l'accompagna lungo tutta la sua evoluzione. Fa parte dei floreali fruttati ed è una creazione lanciata nel 2007, quindi ha un po' di anni sulle spalle. Vi leggo la piramide del suo insieme perché non ho né testa né cuore né fondo. Qui abbiamo lo smalto, la fava tonka, il muschio, il mughetto e il limone. È esattamente quello che questi elementi vi trasmettono, cioè abbiamo la parte di limone, un limone molto verde direi, un limone che insieme allo smalto e alla fava tonka rende proprio succosa questa fragranza, e poi appunto abbiamo la pulizia e la nitidezza del muschio insieme al mughetto. È una creazione bellissima, stupenda. Se non la conoscete, la trovate sul mercato anche credo a cifre abbastanza decenti. Questa è Velvet Bloom 695 di Gap Body. Passiamo ad un'altra creazione, in questo caso tutta italiana, di un brand, di una casa di profumi bellissima, artistica, che sto parlando appunto di Giardini di Toscana, casa che appunto quando avevo scoperto poi ho imparato ad apprezzare perché fanno delle creazioni pazzesche. In questo caso abbiamo Blue Indaco, uno dei parfum che arriva sempre nei suoi 75 ml, tutti fatti appunto dal sapiente, diciamo, naso creatore, che è appunto la persona che poi sceglie all'interno dei Giardini Toscana gli elementi naturali e come renderli profumo. Qua abbiamo una creazione stupenda, anche questa sia per la primavera sia per l'estate, che arriva sempre nel suo sacchettino, sua pochettina bianca e oro, e la confezione come al solito è quella tipica dei Giardini Toscana. Vediamo, mamma mia, cosa non è questa creazione. Ok, qua non c'è niente. Allora, questa creazione è qualcosa di bellissimo, di meraviglioso, che saprà stupirvi, soprattutto se siete amanti della mandorla. Qua abbiamo una mandorla bellissima, solare, una mandorla quasi che vi porta a spasso nel Mediterraneo, nelle terre del Nord Africa, e che tra l'altro resta sulla pelle per ore e ore e ore e ore. Persistenza stupenda con i Giardini Toscana, non potete sbagliare. Qua abbiamo una creazione molto solare, molto calda ma pulita al tempo stesso, morbida, morbidissima, lievemente golosa, ma golosa non di zuccheri. Vi dico da che cosa è fatta. Qua abbiamo in testa bergamotto e frangipane, nel cuore la vaniglia e la mandorla, sul fondo l'ambroxano e il muscelone. Qui abbiamo appunto questa fragranza mandorlata, pulita, lievemente moschiata, morbida, resa più allegra, più luminosa e solare da queste note di apertura, quindi dal bergamotto e dal frangipane. Una fragranza pazzesca,
se avete voglia provate i loro sample, che appunto vi arrivano a casa così ve li sentite tutti, e veramente cioè, spendete molto bene i vostri soldi, ecco, in questo caso. Anche se non, ovviamente, essendo profumeria artistica, non stiamo parlando di 20 euro. Però stupendi. In questo caso era Blu Indaco di Giardini Toscana. Passiamo invece a tutt'altra creazione che fa parte di un gruppo tedesco. È il gruppo di Mann und Schröder, che ha sotto di sé un brand che in Germania è molto diffuso, in Italia molto meno, sto parlando di Vandini, e in questo caso Aldo Vandini, che ovviamente ha un nome di fantasia perché l'italianità alla fine nei profumi, nel make-up piace sempre, e qui sto parlando di Aldo Vandini Sensual. Che cosa è questa creazione? Veramente... Ma che buona! Io ce l'ho e cerco di centellinarla da forse un paio d'anni, scoperta per purissimo caso. Credo che in Italia possa essere ancora gestita, distribuita come volete voi da Eurocosmesi. E qua abbiamo una fragranza che vi saprà sicuramente stupire. Io la trovo perfetta per le sere di primavera, durante il giorno forse diventa un po' too much, e per le sere d'estate. È una fragranza del gruppo dei legnosi speziati, in questo caso basata sull'elemento dello zenzero e del tamarindo. Immaginatevi appunto un po' un sciroppo al tamarindo che si perde in una tazza di spezie e di frutti e ci rimane lì appunto per un po'. Quindi il tamarindo, le spezie e i frutti fanno conoscenza e alla fine decidono di non separarsi. Questa è questa bellissima fragranza. Fragranza che, tra l'altro, secondo me, sul mercato non assomiglia assolutamente a nessun'altra. Abbiamo in testa il cardamomo, frutti, zenzero, tamarindo. Nel cuore troviamo il chiodo di garofano, la cannella, la rosa e il gelsomino. Sul fondo la vaniglia, la fava tonka e i legni. È appunto quello che vi ho detto, cioè questo tamarindo fruttato molto conturbante e reso un po' misterioso dalla presenza delle spezie. È un po' più elegante invece dalla presenza, se vogliamo, della parte floreale legnosa. Ha una scia discreta per quello che riguarda, se vogliamo, i primi 40 minuti, dopo si perde. E una durata non eccelsa, siamo intorno alle 3-4 ore. Però se lo trovate ancora sul mercato, se vi capita di andare in Germania o se per caso avete vicino l'outlet o un negozio di Eurocosmesi, provatelo, magari ce l'hanno ancora. Questo è Aldo Vandini Sensual di Aldo Vandini, gruppo Mann und Schröder. Oggi credo di avervi dato così un'idea un po' allargata di tanti mondi diversi che a me piacciono tutti, dal più dolce al meno dolce, dal più muschiato al più, se vogliamo, lattonico, dal più caro al meno caro, perché appunto il mondo, io dico sempre che insomma il mondo dei profumi è talmente vasto e talmente vario che offre possibilità a tutti. Non è necessario spendere un milione di euro per una fragranza, per profumarsi, si possono anche spendere piccoli budget, così come naturalmente
sta al vostro portafoglio, alla vostra passione, decidere poi se invece investire delle grandissime cifre in un profumo, ma si può trovare di tutto, veramente, in qualsiasi stagione e per qualsiasi occasione. Naturalmente mettete un bel like al video, iscrivetevi al canale, ci vediamo prestissimo con tante altre bellissime creazioni, tutte profumate. Ciao!